I soldati li ricordo bene, perché stavano a casa nostra. Noi gli passavamo vitto e alloggio. Mio nonno Giuseppe, chiamato The Pell, quando la mattina li vedeva fare colazione spalmando il burro sopra il pane, si meravigliava e diceva: «Ma come si fa a mangiare il burro col pane?» Al castello c'erano altri che erano obbligati a tenere a pensione dei militari. Questo avveniva prima che la Wehrmacht montasse una cucina da campo nella capanna che si trovava accanto alla casa di Galli Amato. Anche la Rosina Grana aveva queste incombenze. Poiché il tedesco che aveva in casa si chiamava Fritz, diede questo nome al suo cane dopo il passaggio del fronte. Mi ricordo del maiale che i miei avevano nascosto in un canneto. Tutti i giorni, senza farci notare, gli portavamo da mangiare. Ma una mattina l'animale non c'era più. Poi abbiamo saputo che i tedeschi l'avevano macellato e cucinato da Galli, dove avevano appena montato la cucina. È lo sfollamento. Siamo andati nei rifugi di Magi, dove c'erano diverse famiglie. Alcune avevano portato la madia e altre cose per cucinare. Un giorno le donne hanno acceso un focone per cuocere la carne. Alcuni uomini le hanno sconsigliate perché il fumo avrebbe potuto attirare l'attenzione degli inglesi. E così è stato. Prima è passata una cicogna a bassa quota e poco dopo sono arrivate diverse cannonate. Alcune hanno fatto strage di madie e di tagliatelle e anche dei polli che erano sistemati sotto le ceste intorno ai rifugi. Nei rifugi ci siamo stati circa 8 giorni. Poi sono arrivati gli inglesi. A un comando inglese si era insediato a casa nostra. Intorno c'erano molte tende con i militari. Il nostro paese era diventato una specie di retrovia del fronte che si era fermato a Coriano e a Gemmano, dove c'erano grandi battaglie. Ma sul mangiare gli inglesi avevano abitudini diverse dalle nostre. Mangiavano 4 o 5 volte al giorno. Quando il rancio era pronto, anche noi bambini ci mettevamo in fila con i militari, con il piatto in mano. Se ci piaceva prendevamo qualcosa, altrimenti via di corsa. Sì, era diventata una specie di trattoria, qualcosa di simile. Infatti alla mattina spesso c'era il prosciutto con le uova. A noi non squadrava tanto perché il prosciutto era fritto, quindi era molto salato. Invece ci piaceva molto lo spezzatino con le patate che davano a mezzogiorno. Nella loro mensa mangiavano pane bianco. I tedeschi invece avevano pane nero di segale. Gli inglesi ci davano spesso la cioccolata, noi la mangiavamo per la prima volta. Mi ricordo che mio nonno ha conosciuto allora il tè, e gli piaceva, e come? Ne beveva delle gavette piene, diceva: «Bon, bon, questo fa bene e fa pisce». Gli inglesi erano anche grandi bevitori di birra, e diversamente dai tedeschi che invece cercavano sempre il vino. Noi bambini, che vedevamo uscire la schiuma dalle bottiglie, dicevamo: «Coi be? E pes di caval?» Ma ricordo che gli inglesi usavano la Grotta Azzurra come teatro. C'erano spesso spettacoli di varietà. Siccome le sedie non bastavano per tutti, noi bambini ci mettevamo sulle casse delle munizioni, che naturalmente erano vuote. Ricordo anche che al castello entravano e uscivano molti mezzi militari, perché nel palazzo Viviani avevano messo il comando e passavano sotto la volta, strisciavano sul legno della porta. Manco si vedono ancora oggi i segni, nonostante i restauri. Gli inglesi sono rimasti al castello almeno fino a gennaio del 45. Quando è nato mio fratello Mario. Ma mi ricordo perché avevano chiesto ai miei genitori di chiamarlo Winston, come si chiamava il loro primo ministro, Churchill.